ottimo pallone per Icardi. Questo è rigore. Rigore su Icardi di De Vrij, calcio di rigore per l'Inter al 32esimo minuto. Ah, sti ragazzi. Bisognerebbe attivarli con qualcosa di più. Ecco a voi Parapau Teatro. Una banda di attori temerari e scaltri. Abbiamo sfidato alcune scuole della provincia di Padova e Rovigo a creare un talk show televisivo. SOS Parapau Teatro. Sì? Sì. Partiamo subito. Sì? 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 Ragazzi, vi voglio subito in ufficio. Siamo già in ufficio. Piacere. Grazie. Allora, questa è la scuola, aspetta. Come si chiama questa scuola? Domenico Pegoraro. Ah, di? Sant'Elena. Il Big Bang ha dato origine all'infinità dello spazio, del tempo e della materia. Il Sole! Signore e signori, per gli antichi ero un dio, per il sistema solare sono un colosso incandescente che emana calore, luce, vita. Il mio impero si chiama Eliosfera. Mercurio è il pianeta più piccolo, è quello anche più vicino al Sole ed è anche il più veloce. E sebbene molto luminoso, è molto difficile vederlo ad occhio nudo, ma vediamo un fotogramma. Tra i pianeti del sistema solare è quello con maggiore escursione termica, più 350 gradi, meno 170. Bene, il pianeta vulcanico! È il pianeta più caldo del sistema solare, 450 gradi all'ombra. Ha un'atmosfera carica di gas a effetto serra. Gea è il pianeta blu, l'unico in grado di ospitare acqua allo stato liquido, solido e gassoso. Gea, il pianeta Terra, l'unico che ospita la vita così come da noi conosciuta e concepita. Marte! Marte è il pianeta rosso, l'ultimo dei pianeti rocciosi! È il pianeta con un'atmosfera meno densa, carica di anidride carbonica! La sua terra è di colore rosso perché è carica di lucide, perché è ricco di ferro! Giove, il pianeta più forte del mondo! Giove è 310 volte più grande e massiccio della Terra! Saturno! Saturno è il pianeta con gli anelli! Si contraddistingue per i 7 anelli che girano attorno al suo piano equatoriale, costituiti di materiale solido. Urano, tra i pianeti del sistema solare, è quello con l'inclinazione assiale di 90 gradi. Ammirate, signore e signori. Che dire di Nettuno? È troppo lontano. Nettuno non sta. Guarda là. Nettuno è il pianeta con più alta presenza di metano. Mercurio sarebbe grande più o meno quanto una pallina da ping pong. 4-2. Venere, una palla da tennis. 15-0. La Terra, una palla da baseball. Marte, una pallina da golf. Giove, una palla da esercizio. E 1, 2, 3. Così me lo fai vedere. 1, 2, 3. Saturno, un pallone da spiaggia. Prendi la palla. Prendi tu. Urano, un pallone da basket. Oh!
palla da calcio. No! Scusate. E il sole? Il sole, mille volte più grande di Giove. Ragazzi, dovete preparare, tra la prima volta, cioè oggi che ci vediamo, un talk show. Talk, parlare, show, quindi un mostrare uno show. Adesso dobbiamo dividerci in due gruppi, no? In realtà 4 o 5 di voi. Per fare un laboratorio. Due laboratori. Il primo laboratorio è con Mirko e Cristina. E Romina e me. Romina, dove imparerete a stare di fronte alle telecamere. Invece il secondo con me e Cristina, dove imparerete a scrivere. A scrivere. Come si parla qui dentro? Non qua, neanche qua. Sono la dottoressa Irene Masiero. Io sono la dottoressa Morandi Sofia e ho fatto una ricerca su Giove. Io sono la dottoressa Gerardo Asia Maria, ho fatto una ricerca sugli animali marini. Io sono la dottoressa Elisa e ho scoperto... Basta, il cognome. Cognome, nome. Salve a tutti, io mi chiamo Gibrit Chian... Sì. Sono la dottoressa Maturiasia e ho fatto una ricerca sulla Via Lattea. Io sono lo scienziato Simeonato Giovanni, ho studiato perché i professori odiano gli studenti. Buongiorno a tutti, benvenuti in una... Oggi parleremo del sistema solare. Signore e signori, buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Storie in Casa. Iniziamo a buttare idee per scrivere la nostra sceneggiatura. Chi potremmo invitare come esperto esterno? Uno scienziato, perché potrebbe lui spiegarci come è il nostro pianeta. Potremmo invitare Samantha Cristoforetti, che è un'astronauta, per intervistarla sulla sua esperienza che ha fatto. Possiamo chiedere a Samantha se gli alieni esistono. Potremmo invitare un astrologo. Ok. Perché così ci potrebbe spiegare che fatto hanno i pianeti e le stelle sul nostro umore. Magari un geologo. Ok, perché? Così ci dice come è formato il nostro pianeta. Sono le storie in catena. I ragazzi sono pronti? Sono pronti più che mai, perché durante le vacanze di Pasqua si sono preparati per conto loro. Piuttosto che mangiare l'uovo, hanno fatto le prove. Certo, certo. E non solo un gruppetto, ma due gruppi sono pronti. Benissimo, e allora vai con la puntata. Scuola Pegoraro, scena 3. Un bel respiro. Questo è il primo più facile. Proviamo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Storie in Cattedra. Quando c'è l'applauso, voi non potete parlare sopra l'applauso. Di che vogliamo parlare oggi? Il sistema solare. Esatto, un argomento studiato da sempre. Professor Marco Pernico, può dirci quali sono le più recenti scoperte sull'universo? Buongiorno. Fermo, Cos'hai in mano? Il microfono. What? Secondo gli ultimi studi, sono stati individuati 7 pianeti simili al nostro, ma molti anni luce di distanza. E che ci sarà lassù? Probabilmente l'atmosfera potrebbe permettere qualche forma di vita, ma fino a quando riusciremo a rompere l'illusione spazio-temporale, ci toccherà rimanere nel dubbio. Io non ho nessun dubbio. Dottor Carlo Beato, che vuol dire? Tutte storie, leggende, favole queste degli alieni. Quindi, secondo il suo parere, in base ai suoi studi, come si è creato l'universo? Basta leggere la Genesi. Dice, ricordiamo che lei è teologo, giusto? Certo, è dal soffio divino che si è creato l'universo. Lo può pure chiamare Big Bang, se vuole. E non è solo la Chiesa Cattolica che dice questo. No, e sentiamo, chi altro lo dice? Ogni civiltà ipotizza, a modo suo, l'intervento di un Dio nella formazione dell'universo e nell'apparizione dell'uomo sulla Terra. Ci vogliono prove concrete. La principale è quella che tutto si forma dall'idrogeno, che si combina e dà origine agli altri 16 elementi. Noi siamo composti da polvere di stelle. Oh! Ora chiediamo a chi le stelle le ha viste da vicino. Com'è la giornata sulla stazione spaziale? Le attività sono quelle di uno scienziato, ma svolte in un laboratorio a migliaia di chilometri da casa. Cosa mangiate? Il cibo è liofilizzato o in gelle, il sapore è come quello degli omogenizzati. E per dormire? Per dormire siamo imbragati con una cinghia che ci trattiene e dormiamo in piedi. Non è comodissimo, ma la vista è impagabile. Diamo la parola ad Anna...
Diamo la parola dalla fuffa astrologa. Com'è possibile il collegamento tra le stelle, i pianeti e il loro influsso sulla vita dell'uomo? E quali sono le prove che ciò si realizza? I collegamenti tra i segni astrali e le vicende che capitano alle persone dipendono dall'intelligenza di chi mi ascolta. Wow! E su questo siamo d'accordo. Carlo, non interrompa. Bah, ne sono abituata. Ci sono abituata. Le prove della veridicità dell'oroscopo si basano sul successo degli astrologi televisivi e sulla domanda che sorge spontanea. Quale? Se non fosse vero, come mai così tanta gente ci crede? Bene, allora lasciamola nell'aria questa domanda e prepariamoci a salutare e ringraziare i nostri ospiti. Ringraziamo il pubblico a casa e in studio. Come abbiamo sentito, ci sono ancora tanti aspetti della nostra esistenza da scoprire. E per svelarne altri, seguite la prossima puntata di Storie in Cattedra! Com'è andata questa esperienza, prof? Grazie della domanda, Alessia. Mi dai l'opportunità di dare un bacino a te e anche a lei. Perché mi avete dato una grande soddisfazione. Bravi, 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 bravi. E allora, alla prossima puntata di Storie in Cattedra!